Antonello Ricci, tante offerte in estate, ma la voglia forte di restare a Giulianova. Sì, ho avuto un po' di proposte, ma ho voluto restare assolutamente a Giulianova perché mi trovo molto bene. Quindi ho voluto risposare per il terzo anno questo progetto e ho la voglia di fare sempre meglio. Un roster giovane, dicevamo, con Ferraro, insieme a lui sei un po' il veterano della squadra. Sì, sì, siamo tra quelli più grandi e sicuramente Inno ha molta più esperienza di me e quindi è uno stimolo per noi più giovani prendere ogni giorno per prendere qualche spunto da lui. E sì, una squadra molto giovane, come hai detto anche tu, e quindi bisogna correre e fare tanto casino in mezzo al campo. Squadra rinnovata, staff tecnico di prim'ordine, dove si può collocare Giulianova quest'anno? Guarda, dello staff anche ne volevo parlare perché è uno staff di livello assoluto. Forse per me il migliore di tutta la Serie B, lo dico a testa alta. E noi puntiamo al massimo, quindi non diciamo troppo forte, ma ai playoff ci vogliamo arrivare e è sicuramente prematuro iniziare a parlare già dei playoff del campionato, però noi vogliamo fare molto molto bene quest'anno. L'obiettivo, tra parentesi, è anche quello di stimolare sempre di più la piazza. Anche sì, perché no, vedere un po' più di gente al Palacastrum è sicuramente bello e invito infatti la gente di Giulianova e dintorni di venire a vederci, perché comunque è una Serie B, è il terzo campionato nazionale, insomma per una Serie B c'è poca gente a vederci. Sono tanti derby poi. Tantissimi derby, 4-5, quanti ce ne sono, quindi sì, venite tutti al Palacastrum.